tutti! Oggi vi faccio uno svuoto alla spesa di una spesa non enorme da Aldi, ma con delle cose che mi ispiravano molto. Quando vado a Lidl, Aldi o giù di lì, va sempre a finire che finisco per comprare le peggio cose. Questo è tanto tanto cibo già pronto, non farò un'ottima figura, però ve lo faccio vedere. Ero andata per comprare il pranzo per i prossimi giorni, che sarò al lavoro, e vi faccio vedere che cosa ho preso. Poi alla fine ho preso cose anche oltre il pranzo di domani. Come prima cosa abbiamo la focaccia allo stracchino, che devo dire da Aldi non è cattiva. Poi panzaro, credo che si chiami, sono dei cornetti salati. Passiamo alle cose che ho comprato io, queste se le ha comprate il regista. Io ho preso un'insalatona, queste insalate già fatte io le odio perché le trovo piuttosto cattive, però sono pratiche. È un'insalata con provola piccante, quindi ci si può aggiungere questo formaggio che c'è quassù. Ho voluto comprare questi, ovvero gli gnudi di ricotta di pecora, spinaci toscani, parmigiano reggiano, gourmet. Ne ho prese due confezioni perché, non lo so, in realtà c'è scritto sono 250 grammi, a me sembravano per due persone un po' pochi, ma ora poi vediamo. E fatti da me, ogni tanto li facciamo, sono molto buoni, vediamo come sono quelli già fatti. E appunto ce n'è una seconda confezione. Poi ho preso degli specie di würstel, che però non sono würstel, sono delle salsicce di Norimberga da grigliare. Queste alla fine non lo so se mi piacciono, li proviamo. Sono 2 miliardi. La fotografia c'era qui, mi ha molto ingannato perché mi era sembrato bellissima, ma poi bisogna vedere, guardandoli di qua con questo colore bianchino mi ispirano molto meno. Ho preso una mia ossessione da Aldi, li prendo tutte le volte, ovvero hanno sto cibo in vaschettina già pronto, in stile Thai, insomma asiatico, e questi li prendo praticamente tutte le volte che vado, e ne prendo un quantitativo esorbitante, e ne ho prese due confezioni di tutti i tipi che avevano. Quindi avevano sia il riso alla cantonese, che abbiamo già provato varie volte e non è male. Questi per pranzo al lavoro sarebbero stati ottimi se ci fossero ancora i microonde utilizzabili, ma li hanno tolti per ragioni di igiene, quindi non so se proprio così assolutamente freddi secondo me non devono essere un granché, quindi magari li mangiamo a casa. Poi ho preso due di spaghetti di riso, questi non credo si siano ancora provati, è la prima volta che ce li vedo, con verdure e carne. E infine l'ultimo tipo che ci avevano e che ho preso sono invece gli spaghetti di soia, questi qua, con sempre verdure miste, che si sono già provati varie volte, a me piacciono molto. Ogni tanto hanno anche i ravioli, che sono buoni. Poi, un pochino più dietetico, ho preso il petto di tacchino al forno. Non so com'è, questi affettati di Aldi non mi ispiravano tantissimo, questo era uno di quelli che mi sembrava meno peggio, e sempre ho pensato magari di mangiarlo con delle gallette o qualcosa del genere per un pranzo sempre un pochino più leggero. Poi, andando avanti, ho comprato questo super junk food, ovvero un tramezzino. Ha un aspetto terribile, non l'ho mai voluto prendere perché mi hanno sempre inquietato, però ho pensato che per questi giorni, per una volta, questo sarebbe un tramezzino con pollo arrosto. C'è scritto bacon, pomodoro fresco e pane con i cereali, quindi non si capisce bene se è pollo o bacon, ma lo scopriremo solo vivendo. Vediamo se è commestibile. Forse anche questo, se avessi la possibilità di scaldarlo, sarebbe un po' meglio. Poi ho preso una bottigliettina di acqua, perché costa meno presa al supermercato che comprata le macchinette al lavoro. E poi una cosa, e forse ne avrei dovuti prendere due, non lo so, ho preso dei mini tomini già con lo speck sopra. Io amo i tomini. È tomino boscaiolo con bacon.
L'ultima cosa non c'entra niente col mangiare, ma mi sono fatta di nuovo catturare da queste carte. Ne avevo già preso una da Aldi. Queste sono però delle tesserine tipo quadrate, sembrano quasi post-it. Sono 170 fogli per origami. A me degli origami mi interessa il giusto. Ci sono sì questi che sembrano delle specie di post-it abbastanza spessi e di una carta un pochettino strana, devo essere sincera, sembra quasi plastificata. Queste colorate no, sono semplicemente di carta con un colore davanti e uno dietro, anche questo. Questo non capisco bene bianco se è perché appunto sembra quasi plastichina. Ce n'è un altro tipo di un altro colore. E poi ci sono invece dei fogli così che hanno due colori dai due lati e varie fantasie. Ok, non sono brutti. E questa pallottola qui è lo scontrino. Per tutta questa roba ho speso 37,11 euro. I prezzi si aggirano per ogni cosa intorno ai 2 euro, 3 euro. Questo è tutto, tutta la mia spesa di cibo veramente poco dignitoso, sicuramente non da cuoco. E con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale. Io vi mando un saluto, ciao.